Buonasera, sono le ore 21 dallo studio centrale di TV6, un nuovo appuntamento con Replay, un appuntamento sportivo di calcio, ma quella di ieri è stata una domenica triste per la città di Pescara proprio per questo grave fatto di cronaca che ha coinvolto il giovane Jelfri, le cui condizioni sono ancora preoccupanti, è ricoverato presso l'ospedale civile di Pescara. E quindi un fatto che ha sconvolto l'intera città. Potrebbe sembrare superfluo, ma è nostro dovere parlare di calcio il giorno dopo di una domenica non tranquilla per la città di Pescara, che ci auguriamo torni ad essere comunque un'isola felice. Gli auguri ovviamente al giovanissimo Jelfri, una notizia che da ieri ha caratterizzato le cronache locali e nazionali. In questo appuntamento, però, lo ribadisco, dobbiamo parlare di calcio, del nuovo corso bianco-azzurro con Zauri in panchina al posto di Auteri. Proprio lunedì scorso eravamo stati i primi a dare notizie su un probabile esonero, facendo anche i nomi di Zauri e del tecnico Di Biagio. Poi c'è stato anche qualche copia e incolla da parte di qualche collega che in ritardo ha dato la notizia senza citare la fonte. Vabbè, andiamo avanti perché c'è spazio per tutti. Presentiamo gli ospiti di questa puntata. Totò De Leonardis, buonasera Ciao, buonasera a Totò, tutti. ben Ciao. rivisto. Ritrovo con piacere il nostro collega Paolo Renzetti, anche Buonasera, collaboratore dell'ANSA. Poi Paolo ti grazie. chiederò qualcosa anche su questo fatto di cronaca. Un bentornato a Riccardo Clinco, buonasera Grazie. Riccardo, un ben rivisto a Buonasera. Francesco Di Francesco, buonasera Ciao, buonasera a Francesco, tutti. ho il piacere di ritrovare in studio anche il collega Paolo Sinibaldi, buonasera Grazie Paolo. dell'invito. Saluto Andrea Costantini, buonasera Andrea. Buonasera Rico, buonasera a tutti. Si Diamo sta. qualche subito notizia Sì, una dell'ultima ora? freschissima riguarda il campionato di Serie B perché è stato esonerato il tecnico del Vicenza Cristian Brocchi. La notizia è proprio di pochi minuti fa, sollevati anche i suoi collaboratori. Poi nelle prossime ore si capirà chi allenerà il Vicenza per le ultime giornate di campionato. Situazione molto difficile in classifica per la squadra biancorossa. Oggi invece Enrico era toccato ad un ex biancazzurro cui non porta bene il mese di aprile. Parliamo di Gianluca Grassadonia che è stato sollevato dall'incarico dalla Paganese, squadra del girone C di Serie C. Al suo posto dovrebbe tornare quasi certamente Raffaele Di Napoli. Ricordiamo che un anno fa esatto, per la precisione il 10 di aprile del 2021, Grassadonia ebbe quel malore nella gara di Brescia che poi fu seguita da tanti casi Covid nel Pescara. Dunque, Grassadonia esonerato dalla Paganese. A te. Non è il suo mese preferito, quello di aprile, mi Assolutamente sembra di no, capire. Ci sono dei assolutamente posticipi questa sera, Andrea? no. Sì, entrambi sullo 0-0 in Serie A, la gara tra Bologna e Sampdoria è iniziata alle 20:45, in anticipo, ovvero alle 20:30, si gioca in Serie B Brescia contro Parma e il parziale, come detto, anche in questo caso è a reti bianche. A te. C'è un posticipo, mi ricordavi, anche in Serie C tra Foggia e Catanzaro, Sì, giusto? risultato parziale anche in questo caso. È di 0-0. Allora, avremo questa sera molti collegamenti esterni con personaggi del Pescara e anche della Pistoiese. Saluto Maurizio Daguì in regia ed il nostro giovane tecnico Karim Finotti, che oggi festeggia il suo compleanno, quindi auguri Karim. Insomma, partiamo con Paolo Renzetti, diciamo una domenica diversa dalle altre, purtroppo una brutta pagina per la nostra città, però dobbiamo anche fare i complimenti alle forze dell'ordine che hanno subito arrestato colui che ha sparato al giovane Feltri, che è ricoverato in ospedale a Pescara. Le condizioni sono ancora gravi, no? Sì, le condizioni sono gravi, stabili, ma sicuramente gravi. Il giovane ieri era stato sottoposto ad un intervento chirurgico, come dicevi tu, Enrico. Questo fatto di cronaca che ha avuto una vasta eco anche a livello nazionale su tutti i notiziari delle reti nazionali, sicuramente ha colpito molto la nostra città perché è un fatto avvenuto in pieno centro, in Piazza Salotto, in pieno giorno di domenica e diciamo c'è stata la svolta proprio poche ore dopo questo fatto perché proprio in nottata la Polizia di Stato
ha operato un fermo proprio nelle Marche, tra l'altro, di questo 29enne che si trova in questo momento sottoposto a fermo di polizia giudiziaria. Questa mattina c'è stata una conferenza in questura che ha tenuto proprio il questore Luigi Liguori assieme al capo della squadra mobile di Fischia. Hanno illustrato un po' quello che è accaduto. Un tassista è stato decisivo perché, insomma, ci è stato raccontato quello che è successo ieri, questo contatto telefonico tra le forze dell'ordine e il tassista, che è stato molto bravo, ha avuto davvero sangue freddo a fermarsi in un'area di servizio dove poi, diciamo, c'è stato l'intervento della Polizia Stradale di Pesaro che ha bloccato, diciamo, questa persona, questo 29enne originario della nostra regione ma che vive da tanti anni all'estero. Poi chiaro che dovranno essere chiariti ancora dei risvolti di questa vicenda, ma l'operato delle forze dell'ordine è stato sicuramente tempestivo. C'è stato questa mattina anche il comunicato del prefetto di Pescara Giancarlo Di Vincenzo, che si è complimentato con le forze dell'ordine proprio per la tempestività con cui, diciamo, sono partite le indagini che hanno portato al fermo di un 29enne. Quindi, per chiudere, comunque il nostro pensiero adesso è rivolto soprattutto al giovane Jelfri, al quale ovviamente facciamo gli auguri per una pronta guarigione e ovviamente un abbraccio a tutti i familiari. Allora, parliamo di calcio perché questo è un appuntamento sportivo, però era giusto dare ancora una volta risalto al lavoro fatto dalle autorità competenti e da come si è chiusa questa operazione. Totò De Leonardis, è iniziato il ciclo Zauri, il Pescara è tornato alla vittoria. Tanto gol del Foggia di Zeman sul Catanzaro. Sì, il Pescara è tornato alla vittoria, il gioco non è migliorato, ovviamente in tre giorni Zauri non aveva la bacchetta magica, si torna in campo giovedì a Pistoia. Ecco, cosa ti aspettavi questo debutto di Zauri sulla panchina con tante difficoltà che si sono riscontrate in campo? Ma poteva essere prevedibile. Ricordiamoci come ci è arrivato Zauri a Pescara. Ci è arrivato, tra l'altro, sono stati 8 mesi di Auteri e tre sedute di allenamento di Zauri, quindi vorrei dire, fare un raffronto su questo mi sembra del tutto fuori luogo. Eppure ho sentito qualcuno che diceva queste cose qui. Sicuramente, che diceva che era colpa di Zauri. Sì, a me era meglio prima, insomma, sai, queste cose da folli, insomma, vabbè. E quindi io, cioè, secondo me la prima buona notizia è stata questo cambio di panchina. La seconda è stata cambio di panchina che non ti aspettavi. No, non è che non mi aspettavo. Ho detto, la volevi, ma non eri sicuro che la società. No, anche perché, voglio dire, ti ricordi che già a gennaio avevamo parlato del cambio, che secondo tanti di noi era, in quel momento era già obbligatorio. Insomma, poi sono passati altri 4 mesi, quindi. E poi, appunto, la seconda buona notizia è che Pescara è tornato a vincere, lo dite. Non dimentichiamo nemmeno questo, nelle ultime 4 partite Pescara ha fatto 3 punti, al di là di quello. Quindi, cioè, parlare di queste critiche alla nuova gestione mi sembra del tutto fantascientifico, insomma. Molti hanno criticato, ho sentito criticare il ruolo di assegnare. Dopo ne parleremo, perché è stato un po' discorso principale, certo, questo impiego di Pontis. Parlerò pure di quello, insomma. Per cui, secondo me, comunque è stato questo cambio di passo, è cominciato con una vittoria, che è importante, tenendo conto che se queste ultime 3 partite, quella fatta, le prossime 2, è importantissima la vittoria per centrare. Allora, di voi chi si aspettava qualcosa di più dalla prima volta di Zauri? Speriamo nessuno. E chi se lo poteva aspettare? Ossia, in 3 giorni che cosa ti puoi aspettare? Una squadra. Molti hanno stato deluso. Vabbè, ho capito, vuol dire sono quelli che forse non si accontentano, forse quelli che rimpiangono Autero, magari erano gli stessi che criticavano. Posso interrompere? Io in tribuna a fine partita ho sentito un signore che diceva: hai rovinato una squadra. Va bene, magari è uno di quelli che sicuramente lo diceva anche Auteri. Non credo che ci si potesse. D'altronde, Enrico, la squadra è questa. Nella partita col Grosseto c'era Zauri in panchina, ma Zauri aveva diretto 2 allenamenti sostanzialmente. Certo. La squadra è quella, e abbiamo visto la stessa squadra di Auteri, una squadra che subisce tanto,
non va mai oltre i due gol, spesso e volentieri incassa un gol e discontinua, e al cospetto della squadra, ricordiamolo, ultimo in classifica, ha sofferto tanto, tantissimo, alla fine ha rischiato anche di pareggiare, ma che cosa ci si poteva aspettare da due giorni di gestione di Zauri? Niente, già giovedì prossimo a Pistoia è lecito attendersi un miglioramento sul piano del gioco. Se posso intervenire, qualcosa l'abbiamo visto, comunque ci sono stati dei cambiamenti anche strutturali, nel senso il ruolo di Pontissimo ne parleremo, però lui è un centrale che non avevamo ancora visto. Il ruolo dei due esterni, che adesso invece di essere larghi tagliano, non a caso il gol di Dursi è arrivato in questo abbiamo modo. Abbiamo visto un ottimo Dursi, questa è la grossa perché, notizia. Ti ripeto, a giocare diversamente da come giocava prima, almeno la mia impressione. Anche Ferrari accorciava di più. Anche Ferrari accorciava di più, cioè qualcosa ma sicuramente di passi... l'abbiamo visto. Allora, ma sicuramente nelle prossime giornate qualcosina di più questa squadra. C'è da augurarsi che certo possa essere in grado di dare, ma che di colpo questa diventi una squadra che prende meno gol, ne segna di più e gioca bene, penso che nemmeno se fossero venuti in tandem Guardiola e Klopp o Ancelotti o chiunque altro avrebbe potuto ottenere di più e potrà o potrebbe ottenere di più nelle prossime settimane. C'è solo da sperare, e lo dico interessato, che il Pescara sia capace di vincere a Pistoia con la Pistoiese. Andiamo al discorso che ha caratterizzato le ultime ore, cioè la scelta di Zauri di impiegare Pontisso Play, e alla domanda se era soddisfatto lui in maniera molto sincera ha detto ni, perché ovviamente forse si aspettava anche lui qualcosa di meglio, soprattutto Derisio esterno e Pompetti in un'altra posizione, ha un po' scombussolato il piano tattico, ma ricordiamo sempre che Pontisso nasce play e Zauri lo ha avuto proprio all'Udinese nella stagione 2017-18, quando Zauri era collaboratore di Oddo all'Udinese e Pontisso giocava in primavera e qualche apparizione in prima squadra. Però le cose non hanno funzionato forse come si pensava, Paolo. Allora, chiudo soltanto quell'altra parentesi, no? Perché dal punto di vista tecnico, tattico, in 2-3 giorni non si può assolutamente ottenere nulla, quindi davvero non si può dire nulla a Zauri, che è stato preso proprio per cambiare delle cose in prospettiva anche a livello tecnico-tattico per il Pescara. Magari in qualche caso, credo che siamo abituati spesso a queste dinamiche psicologiche del gruppo, magari in qualche caso, se nella precedente gestione, che in questo caso è di Euteri, in altre squadre sarà di altri allenatori, c'è una frattura, può essere che la squadra recepisca il cambio con un nuovo allenatore con una prestazione volitiva oltre quelle che sono le tattiche della squadra di gioco, che nel caso specifico di Pescara Grosseto dinamiche non si sono verificate così, no? E quindi bisogna dare tempo, come è giusto che sia, a qualsiasi allenatore, a Zauri di cambiare. Qualcosina ha già cambiato, l'avete detto voi. Io personalmente lo dico perché non conosco così bene Pontisso come lo conosce Zauri, non mi sarei aspettato quel tipo di ruolo di Pontisso, però è evidente che sia la storia di Pontisso e sia la conoscenza di Zauri del giocatore fanno intravedere qualcosa in prospettiva. Adesso bisognerà capire se lui insisterà su questo tipo di scelta oppure no. Mi soffermo soltanto sul centrocampo per dire che il centrocampo a mio giudizio è uno dei reparti importanti del Pescara, quindi andarlo a toccare non è mai facile. Se Zauri l'ha fatto, evidentemente avrà visto qualcosa in prospettiva. Scusami Enrico, una cosa a proposito del centrocampo, diciamola però, che in questo centrocampo del Pescara i centrocampisti del Pescara hanno un po' tutti dei problemi, perché Pontisso non sta benissimo e lo sappiamo, Derisio non ha una condizione ottimale perché quest'anno non salterà ha mai giocato, salterà Pistoia per squalifica, Pompetti ha un principio di pubalgia, lo sappiamo, Giambò ha anche una problematica di natura religiosa, così. Quindi voglio dire, secondo me in questo momento, in questo centrocampo in cui c'è una quasi emergenza, andare ad incidere, a cambiare, non credo che sia la cosa migliore, proprio perché ci sono diversi giocatori che non quindi sono bene. Quindi ha sbagliato Zauri? No, io non avrei, proprio perché ci sono questi giocatori che non stanno benissimo, io avrei cercato di cambiare e cercherei di cambiare il meno possibile. Però tu fai il giornalista, dove fa l'allenatore. Riccardo. Sì, beh certo. Cioè, il principio sembra sì, questo. Sì, sì, beh certo. Al di là del risultato, io mi aspettavo qualcosa di più, perché al di là della parte tecnica ho visto una squadra che ha fatto una marea di errori.
tantissimi. Abbiamo rischiato di non vincere col Grosseto ultimo in classifica, con l'importanza del terzo posto. Questi ragazzi, al di là di chi c'è in panchina, si davano una svegliata, perché non si possono fare certi errori come ho visto, al di là del passaggio indietro. Molti errori di natura tecnica. Troppi, sì. troppi. Cioè troppi al punto tale che io ho detto, va bene, ma anche con un nuovo allenatore, non è che va in campo Zauri o andava Uteri. Cioè questi sono giocatori di calcio. Cioè al di là di come tu li metti in campo, fanno degli errori talmente banali e talmente disarmanti che io ho detto, bah, cioè... sono veramente, rimango basito, perché con un nuovo allenatore generalmente col chiamo allenatore si cerca sempre di andare in campo con qualcosina di più per far vedere un allenatore che comunque merita la maglia di titolare. Invece la squadra l'ho trovata come l'avevo trovata con Uteri, con una condizione atletica da rivedere, ma soprattutto con una marea di disattenzioni, e sono preoccupato, ti dico la verità. Allora, al di là che tu dici Pontisso, vertice basso, vertice alto, e il come ha detto giustamente Paolo, l'infortunio, ci sta tutto, però questa squadra non mi convince. Allora, due aspetti: intanto la fase difensiva può essere migliorata, perché è vero che davanti abbiamo un bomber come Ferrari, adesso speriamo che anche Dursi si sia sbloccato, quindi davanti il gol si può trovare. È una squadra che soffre troppo nelle retrovie, Totò. Sì, ma appunto, però quello che dicevate un po' tutti, il problema sono tanti errori proprio tecnici, voglio dire, il problema è quello che magari non, cioè sicuramente la squadra non è di quel livello di incertezza, insomma. È stata pure per me la sorpresa tutti questi errori. Poi per esempio, che so, l'ingresso di Diambò, poi Diambò scopriamo che sta facendo il digiuno. Diambò è stata una cosa allucinante, la partita veramente non è riuscito a entrare in partita, ma ha fatto tanti, la maggior parte degli errori tecnici li ha fatti Diambò. Cioè sto ragazzo chiaramente con questa storia del Ramadan è arrivato, credo che sia arrivato insomma, un po' debole a questo incontro. E come condizione fisica invece, che dite? Una squadra che regge i 90 minuti allo stesso livello oppure soffre anche sotto questo profilo? Ma la vostra impressione dagli spalti, ovviamente. A me veramente quello che è, appunto, a parte la condizione fisica, proprio questi errori, soprattutto i cambi che ci sono stati, Diambò è come se non fosse entrato, perché la condizione fisica poi la vedi anche quando entrano in campo giocatori in salute che hanno, per cui che non credo che sia questo il problema della condizione fisica. Io ripeto, questa partita me la prendo come una partita molto positiva. Intanto una bella dose di fortuna che non guasta. Molto positiva, anche perché insomma anche in passato abbiamo avuto fortuna, quindi non è una costante nuova. Siamo onesti, era arrivato il momento di cambiare. Certo, non è questione. Credo che eravamo tutti d'accordo. Io lo pensavo prima, lo penso pure adesso, indipendentemente da, pure se il Pescara avesse giocato peggio di come ha giocato e magari non avesse vinto, perché con quelle due occasioni finali Grosseto meritava il... Sì, ma nessuno ha la bacchetta magica. Oh, bravo, ma al di là ecco della bacchetta magica o non magica, era arrivato il momento di cambiare. Ce n'erano stati tanti di momenti in precedenza nei quali la società avrebbe dovuto prendere la decisione che ha preso. Per esempio dopo la sconfitta di Pontedera. Esatto, ma ce ne sono stati tanti, quindi era arrivato il momento di cambiare. C'è stato questo cambio, aspettiamo e vediamo. Attenzione, perché a casa qualcuno può dire: ma com'è, prima Odero non andava bene, Mozzari va bene. Non è questione se va bene Zauri o fosse andato bene Di Biagio o un altro, questi sì e Auteri no. Era arrivato il momento di cambiare, perché le cose non erano più, non c'era più una situazione generale per andare avanti. Ecco. No, io volevo il mio parere, non è che... Volevo soltanto aggiungere che probabilmente si è persa qualche settimana, nel senso che adesso a giudicare la classifica, vediamo il Cesena che sta lì, forse lo prendiamo, forse no, l'ha detto Paolo Renzetti. Era giusto probabilmente cambiare prima, sì, non voglio dire mesi prima, Totò lo dice da mesi, ma anche qualche settimana. Scusami, una cosa che già ho detto, andava cambiata a dicembre, prima della sorte. Tu l'hai detto molto prima, già qualche settimana persa. Però così è una cosa che abbiamo detto qui in questi studi, non è che me la sto inventando adesso, perché chiaramente è tardivo, certo che è tardivo, però allora, siamo... Così, Zauri lo sa dove deve intervenire, secondo voi dove?
deve intervenire. Guarda, già il fatto che abbia messo la difesa a 4 sarà una sua costante, e lui con la difesa a 4 sta sicuramente più coperto di prima, perché una maggior certo, parte peccato di... per Zappella, perché è un uomo fondamentale. È un uomo fondamentale stato. Perché una anche sulle ripartenze è molto forte, hai ragione. Però col 4-2-3-1 sicuramente si copre più dietro e davanti gioca su Ferrari come attaccante, ma che alla fine era una delle poche certezze che avevamo, era Ferrari. Ma al di là del modulo, il modulo ci sta, però come dice il mio amico De Leonardis, tu puoi fare il modulo che vuoi, però bisogna giocare a pallone. Cioè questa squadra fa degli errori che io veramente... Quindi dove deve intervenire? Deve intervenire innanzitutto sulla testa delle persone e dirgli che qua non si viene a fare vetrina, qua si viene a giocare a pallone, bisogna, come dico sempre, e mi prendono anche in giro, sporcarsi il pantaloncino, ma te lo devi sporcare veramente, devi fare dei contrasti, devi giocare... Il calcio è un gioco, come ho detto l'altra volta, da uomo. Cioè il calcio è anche un gioco maschio, questi sono bravi, però cioè nelle partite, cioè sul 2-1 tu hai sì, tu, quello è un aspetto, però sì, bisogna giocare a calcio come sì dici, però il no, sul 2-1 devi portare in modo a casa questa partita sì, sì, sì. Bisogna stare in modo ordinato in campo, esatto. Perché sì, quel fatto che si dire. Prendono tutti questi sul gol vuol dire che sul piano tattico c'è tanto ma tanto da rivedere, c'è tanto sì, lavoro ma per Zauri. Prima dico, sul 2-1 con l'importanza che ha questa vittoria per arrivare al terzo posto, che cambia completamente i playoff, perché arrivare terzo non arrivare quarto o quinto. Tu hai rischiato di prendere un pareggio, questo non esiste, col Grosseto non può esistere. Andrea Rauti ci sarà a Pistoia? Allora, oggi era al Poggio, quindi ha smaltito l'attacco influenzale che lo ha tenuto fuori praticamente per tutta la scorsa settimana, che lo aveva costretto anche al cambio a Lucca alla fine del primo tempo, dunque sarà a disposizione, probabilmente però si va verso la conferma di Dursi, verso il tridente che nel complesso comunque ha fatto bene col Grosseto. È vero che la fretta, il tempo non è un amico di Zauri. No, scusami, il tempo non è un amico di Zauri, perché adesso si gioca subito e poi c'è l'ultima sempre, di campionato. Certo. Bravo, adesso gioca. Però dopo c'è il lavoro anche dopo, per esempio, tra l'ultima di campionato e l'inizio dei playoff, almeno di una settimana. Sì, una c'è adesso settimana dopo la partita di lavoro, sì. Dopo la partita di giovedì si rigioca il sabato, certo. Successivo ci sono più giorni, si alleneranno anche il giorno per migliorare sì, sì, su sì, un ordine in campo. Il tempo c'è, perché poi ci sono i playoff che sono lunghi. Non è che molti allenatori non risolvono i problemi dopo mesi. Vabbè, è ovvio che lui sapeva a cosa andare incontro. Ma nessuno chiede la perfezione, no. O che di colpo questa squadra che qualche fino ad oggi è nuova, appunto, un modo, ripeto, io chiedo semplicemente, chiedo, ma credo che lo chiedo Zauri, un pochettino più di ordine in dove campo. Dove pensate che debba intervenire Zauri, Totò? No, io non so, appunto, la condizione fisica, voglio dire, se questa squadra ha nelle gambe quello, ripeto, faccio l'esempio di Diambò, spero che sia un momento solo negativo, il motivo del Ramadan, ci sono giocatori in Serie A e in B che lo stanno facendo e giocano, esatto. Però voglio dire, intanto dare continuità tecnica a questa squadra, perché anche questo, io ripeto, sono stati pochi cambi, però 4-3, un pontista centrale come nessuno aveva mai visto, i due esterni che invece di essere larghi tagliano, cioè è un gioco a capacità diversa, fatto, ripeto, in due o tre sedute di allenamento, per cui io credo che debba migliorare soprattutto questo, cioè la capacità di gruppo della squadra di giocare quel tipo di calcio. Poi non dimentichiamo alla fine che, insomma, praticamente Diambò è entrato come se non fosse entrato, hai giocato in 10, mettici pure il gol fallito a porta vuota da Cernigoi, voglio dire, alla fine sì, è vero che hai subito, ma magari la potevi vincere pure 3-1 questa partita, insomma. Ecco, ti ha meravigliato, Paolo, che Zauri abbia accettato questa sfida anche di poche partite, senza avere poi la certezza il prossimo anno di sedere su quella panchina? Un po' sì, sinceramente quando anche per quanto era avvenuto in passato. Sì, sinceramente mi ha stupito. Tra l'altro, quando voi, tutta la redazione, bravissimi, insomma, ho fatto i complimenti anche a Andrea con un messaggio, ma spero te lo abbia anche riportato, certo. Ma te lo dico qui anche in diretta, perché avete fatto un grande colpo giornalistico sportivo. Io non me l'aspettavo, sinceramente. Ho visto quella seduta di Matteassi con Di Biagio e ho pensato veramente che potesse essere Di Biagio, visto che già in altre occasioni se n'era parlato. Di Zauri francamente non credevo.
Se ha accettato, evidentemente si sarà chiarito con Sebastiani o con chi si doveva chiarire, non lo so, non me l'aspettavo. Quello che ho detto prima, è, visto che tu stavi chiedendo su che cosa deve insistere adesso Zauri, di cosa deve cambiare, anche urgentemente sull'aspetto psicologico, perché d'accordo la condizione fisica, d'accordo l'aspetto tecnico-tattico, però effettivamente insomma, questi giocatori un impatto diverso, un impulso diverso lo devono avere. Noi ci ricordiamo probabilmente quello che è successo qualche anno fa, quando magari erano condizioni diverse, non lo sappiamo, sicuramente sì. Oddo subentrò all'ultima giornata a Baroni e ricordiamo che cosa successe in pochi giorni. Zauri sa come deve fare, adesso qualche giorno di tempo, ma immagino che debba intervenire sulle teste dei giocatori. D'altronde, Enrico, diciamolo anche chiaramente, ma lo diceva anche Matteassi nell'intervista di qualche giorno fa, quando si esonera un allenatore c'è un'ammissione esplicita o implicita di fallimento tecnico, e quando si esonera un allenatore a 3 giornate dalla fine questo è ancora più evidente. Però io dico anche una cosa, che la squadra deve prendersi le sue responsabilità, questi giocatori devono mettersi in mente che probabilmente bisogna cominciare a giocare in un certo modo, perché se noi andiamo a vedere l'organico del Pescara non è un organico inferiore a quello del Modena o a quello della Reggiana, quindi ci sono delle responsabilità sicuramente tecniche. Non è d'accordo. Se noi andiamo a vedere l'organico del Pescara, dimmi di quanto il Pescara è inferiore al Modena, a una mia affermazione ha risposto, e devo riconoscere molto correttamente che aveva ragione Totò. Lo dicono i risultati. Se questa squadra dopo 7 mesi di campionato, questa è una squadra formata dai giocatori che presi uno singolarmente, allora questo che ha fatto nella sua carriera, bravo, tutti bravi per quello che hanno fatto prima di stare. Quello che hanno fatto prima di stare tutti insieme a Pescara. Io ripeto quello che sembra una battuta: se tu vuoi fare una Macedonia e la fai con 18 banane, 4 kiwi e 3 mele, esce uno schifo. Se tu la Macedonia, come la fanno tanti, 2 banane, 2 di questo, 2 di quello, 2 di quello, mischi le cose come si deve, questa è una squadra, secondo me, da sempre ha avuto il dubbio. Ma per organico, questa è una squadra che deve avere 25 punti in meno della prima? No, 25 punti in meno della prima, allora, no, aspetta, allora, però 7 mesi a Lucca, di... a 10 giorni fa, a fine partita, c'era il mio tecnico testimone che questa sera non c'è, Loris Bennato, ci è venuto un giornalista di Lucca, dice: scusate, posso fare una domanda? Prego. Ma com'è possibile che questa squadra si trova al 5° posto in classifica? Perché vuol dire... così distante dal primo e dal secondo Paolo posto? Ma se tu fai una redazione, se tu fai una redazione di giornalisti dove ce ne stanno solo 4 come te o 4 come me, io non mi sento in grado di poter comandare. Beh. E non c'è il capo della redazione che dirige, qua ce n'è uno che l'ha fatto per una vita. Il giorno dopo sul giornale, perdonatemi l'espressione, le zezzità, le stronzate nere escono. Questo vuol dire che una squadra, ripeto, ma è un mio pensiero ed è un mio dubbio. Non ho certezza. Va con una guida tecnica diversa, perché anche portiamo l'esempio del Padova. Il Padova è un'ottima squadra, no? Sì. Con il precedente allenatore. Bravo, quando è arrivato Oddo, che fai? Bravo, non riusciva a decollare. La differenza è stata fatta un po' con Oddo, che ha lavorato bene nelle ultime 8 partite. Quindi il valore della squadra va di pari passo con il valore dell'allenatore. Per quello ci stavo, anche i giocatori devono prendersi le loro responsabilità, perché non è che vanno in campo dei robot, vanno in campo dei giocatori che hanno centinaia di presenze anche in Serie B, cioè questa non è una squadra di esordienti, è una squadra di giocatori di un certo livello. Sì. A Paolo, che il problema è che una squadra non continua. Paolo, ci sono giocatori che alternano partite ottime e le metti la settimana dopo, ma continua soprattutto è stata la formazione. Invece Zauri ha già dichiarato che lui questo è il nuovo punto. Secondo punto, il fatto che i giocatori facevano una partita e poi venivano dimenticati, poi non ripresi, cioè questo non dà continuità al giocatore. E terza cosa, e termino, per tornare al discorso di prima, Zauri è la prima volta che prende una squadra che non è la sua.
perché l'altra volta ha fatto bene, ha fatto la preparazione, ha avuto modo di plasmare la sua squadra. Qua entra in una squadra già fatta, formata, quindi anche lui deve trovare secondo me un equilibrio per capire una settimana effettivamente è troppo poco. Ma è logico. Paolo, e poi andiamo da Andrea Costantini perché dobbiamo andare in pubblicità. Paolo, volevi aggiungere? No, soltanto aggiungere che sono d'accordo, perché poi stavano dicendo anche un po' la stessa cosa Paolo Renzetti e Francesco Di Francesco, cioè che il problema è sicuramente non che la squadra sia scarsa, perché nessuno lo sta dicendo qui, e che probabilmente, anzi sicuramente, a giudicare da quello che sta succedendo, che è assemblata male soprattutto in certi reparti, credo. Una cosa buona. Cioè, il problema, quando mi facciamo questi raffronti con la Reggiana e Cesena, il problema non è se sei pari, perché non lo puoi sapere, qual è, perché sicuramente se mi dici a memoria la formazione della Reggiana, del Cesena e del Modena, ti do atto che non è possibile. Sicuramente il problema è che il Pescara, per come è stato costruito, ha ottenuto molto meno di quello che poteva tenere, alle altre squadre, voglio dire. Il problema è stata una squadra costruita non bene già dall'inizio, ma non è vero, strutturalmente è stata gestita malissimo. Io mi auguro che questo cambio tardivo possa cambiare. Anche quello che dice Paolo, costruita male, perché se ben ricordi all'inizio è arrivato Rizzo a centrocampo. Certo, ma anche lì 10 giocatori per due ruoli e giocatori contati per altri. Quindi e quindi è assemblata male. Però sono stati fatti dei correttivi a gennaio. Infatti è andato un pochettino meglio, ma non molto. Ma quei giocatori probabilmente si devono prendere a luglio, non a gennaio. Ma io non sto Andrea, scusa, Riccardo. A Foggia, riparto dalla Serie C, è successo tanto perché il Foggia in vantaggio con Curcio ha subito la rimonta del Catanzaro, che è in vantaggio 2-1, in gol Iemmello e Biasci, e Foggia in 10 uomini, espulso Sciacca, dunque si è ribaltato tutto. Sugli altri campi 0-0 sia a Bologna-Sampdoria sia a Brescia, Brescia-Parma, Brescia siamo all'intervallo. Bene, andiamo in pubblicità e poi riprenderemo in studio, avremo un collegamento con un giocatore del Pescara, tra poco. Notti d'Oro, in corso Umberto I 310 a Montesilvano, ha aperto un nuovo store di oltre 1000 metri quadrati di materassi dei migliori brand internazionali. Dorelan, Dorsal, Simmons, Manifattura Falomo. Inoltre troverete una vasta esposizione dei migliori marchi, quali Bontempi, Noctis, Le Comfort, Samoa. Da Notti d'Oro conviene. Notti d'Oro, corso Umberto I 310, Montesilvano. Parlare con i tuoi amici, sentire il suono delle loro risate e in lontananza il rumore del mare. Ascoltare i consigli di chi condivide la tua passione, il tuo lavoro. Rispondere con sicurezza ai loro dubbi. Tutto questo è più vicino di quanto pensi. Perché i professionisti dell'Udito Maico sapranno guidarti verso la soluzione più adatta per il tuo benessere. Da più di 60 anni facciamo del nostro meglio per farti sentire bene. Ritrovare il piacere di ascoltare è semplice. E tu? Cosa aspetti? DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa, che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021.
Dal 1970 Time Rivestimenti è un'azienda sempre all'avanguardia nel settore delle ristrutturazioni generali, interni ed esterni in tutta Italia. Realizziamo per privati ed aziende lavori di rifinitura di ogni genere, ristrutturazioni chiavi in mano, attività commerciali, impianti sportivi, impianti idrici ed elettrici, arredamento su misura, controsoffitti e cartongesso, isolamenti termici ed acustici, strutture esterne, pergotende e tetti in legno, arredo urbano in genere. Su tutti i social trovi sempre online le nostre novità. Contattaci su timerivestimenti.it. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Torniamo in diretta, sono le 21:37 minuti. Andrea, ci sono novità dai posticipi? Ci sono novità, tutto invariato. Allora, ricordiamo i risultati. Sì, Brescia-Parma 0-0 in Serie B, in Serie A Bologna-Sampdoria 0-0, proprio ora si va all'intervallo, in Serie C, Girone C, Catanzaro in vantaggio a Foggia 2-1 e anche in vantaggio di un uomo, Foggia in 10, a te. Questa sera abbiamo il piacere di collegarci con il centrocampista del Pescara, Simone Pontisso. Buonasera Pontisso, in linea? Ciao, buonasera a tutti, mi sentite? Buonasera, grazie per aver accettato il nostro invito. Allora, Pontisso è stata una delle novità più belle di questo girone di ritorno, è arrivato dal mercato di gennaio dopo l'esperienza a Vicenza e ha subito fornito delle ottime prestazioni. L'arma in più del Pescara in questo girone di ritorno. Ora ha avuto qualche acciacco nelle ultime partite. Intanto chiediamo quali sono le sue condizioni e fisiche, perché nell'ultima gara è uscito anzitempo, non sono preoccupanti, no? No, purtroppo è da un po' di partite che ho un problema al piede, ho ricevuto una botta e mi continua a dare fastidio, però non è nulla di grave e ci posso convivere tranquillamente. Allora, come valuta questo suo girone di ritorno nella prima esperienza biancazzurra? No, è molto positivo dal punto di vista personale, ma anche della squadra. Ho trovato un ruolo che non facevo da un po', cioè quello della mezzala, e mi trovo veramente bene. All'ultima partita ho fatto il mediano, però tutto sommato penso sia un girone di ritorno positivo. Senta, lei sa bene che nelle ultime ore si è parlato molto della sua nuova posizione da play con Zauri che lei ha conosciuto nell'esperienza con l'Udinese quando arrivò lo staff di Massimo Oddo. Lei è sì. Andato spesso in panchina, ha giocato anche qualche gara e Zauri ha puntato su di lei per il ruolo di play. Come si è trovato? Perché questo discorso è stato fatto da tanti, però sentiamo il diretto interessato. Sì, il mister, come hai detto bene, l'ho conosciuto con lo staff di Oddo, si occupava della fase difensiva. E quel periodo, sia Udine che comunque gli anni successivi, io ho sempre fatto il play, o meglio, la maggior parte delle volte ho fatto il play. Sì, mi trovo bene, però se mi chiedi qual è il mio ruolo che voglio fare, che mi piace di più, ti dico la mezzala, perché comunque mi piace ricevere palla, puntare, dare l'ultima palla, andare al tiro. Quindi se devo scegliere una, se devo dirti quale mi piace di più, ti dico mezzala, però se il mister mi chiede di fare il terzino, io faccio anche il terzino. Intanto è stato anche poco fortunato perché ha colpito 4 pali, se non vado errato nei numeri. Sì, purtroppo me lo dicono tutti, ho preso 4 pali, spero nelle prossime partite di trovare il gol. Allora, come nasce per Zauri questa scelta di Pontisso centrale? Ovvio che non vogliamo metterla in difficoltà in un discorso tattico, però per esempio giovedì a Pistoia non ci sarà De Rizzo, che è stato squalificato, quindi si va verso probabilmente una sua
riconferma, non lo sappiamo ancora. Insomma, continuerà ad accettare ovviamente le disposizioni dell'allenatore. Certo, ci mancherebbe, il mister è quello che decide, e come ho detto prima, se il mister mi dice di fare il portiere, io faccio il portiere, quindi io lavoro al massimo e cerco di fare quello che mi dice e di farlo il meglio possibile. Questo cambio tra Auteri e Zauri, ovviamente a voi giocatori che siete dei professionisti, conta relativamente, perché bisogna sempre dare il massimo in campo, però ha ritrovato un suo vecchio allenatore che lo conosce, già un passo avanti. Sì, beh, devo dire, comunque quando c'è un cambio la squadra vuole comunque dimostrare, vuole fare bene, tutti i giocatori vogliono dare qualcosa in più, quindi abbiamo iniziato bene con una bella vittoria, dobbiamo continuare così e continuare a lavorare e seguire quello che ci dice il mister. Adesso la lascio ad una domanda a ciascuno dei nostri ospiti e poi la salutiamo ringraziando ovviamente l'ufficio stampa del Pescara. Abbiamo qui il veterano dei giornalisti pescaresi Totò De Leonardis. Totò, prego. Ciao Pontisso, buonasera. No, buonasera. Concordo con quello che ha detto Enrico poco fa, che insomma sei stata la nota lieta del mercato di gennaio, insomma il tuo rendimento è stato sicuramente notevole. Questa ora voglio dire, sono d'accordo con, ho capito quello che hai detto, nel senso che ti piace arrivare al tiro, perché abbiamo visto pure che c'è un bel tiro. Ecco, io ti dicevo questo, con il nuovo assetto tattico, pensi tu di poter avere ancora queste possibilità di inserimento? Cioè, è chiaro che dipende dall'organizzazione, da voi tre in mezzo al campo, di arrivare a sfruttare quello che è la tua dote, quello del tiro da fuori, insomma. Sì, da mediano forse un po' più difficile, perché comunque il mister vuole sempre che il mediano stia lì davanti alla difesa a schermare, a coprire tutti i passaggi, a giocare semplice. Ci sarà sicuramente l'occasione di andare al tiro, ma non magari come la mezzala, che è più portata a essere più in avanti e ed andare al tiro più frequentemente, ecco. Allora, intanto prima di lasciare la parola a Paolo Renzetti, ha saputo dell'esonero di Brocchi questa sera a Vicenza, un fulmine a ciel sereno? Sì, l'ho saputo da poco. Allora, Paolo Renzetti. Sì, ciao Simone, buonasera. Volevo chiederti questo, insomma, adesso tu sei a Pescara da qualche mese, quindi insomma hai una conoscenza direi abbastanza approfondita anche di questa squadra. Ti chiedo, qual è il problema di questo Pescara che continua a mancare in continuità? Sicuramente, voglio dire, non scopriamo niente se diciamo che questa squadra sta rendendo al di sotto delle aspettative. È un problema di testa? Cioè, voi siete consci del fatto che insomma questo Pescara con questa squadra e con questi giocatori non riesce a rendere per quello che ci si aspettava e che ci si aspetta? Insomma, ora vi sentite anche più responsabilizzati dopo l'esonero dell'allenatore? Sicuramente il Pescara doveva fare di più, siamo tutti d'accordo, perché se ci sono tantissimi punti di stacco con la prima e la seconda c'è sicuramente qualche problemino. Sì, penso che la cosa da migliorare sia appunto concretizzare di più quello che creiamo, perché creiamo veramente tante, tante palle gol, almeno da quando sono arrivato io, le partite che abbiamo giocato abbiamo dominato, comunque abbiamo giocato meglio dell'avversario, creando tante palle gol, ma alla fine segnando poco, e poi alla fine l'avversario che crea una palla, due palle gol, magari fa gol e poi va a finire di pareggiare la partita, addirittura di perdere, una partita che non meriti. Quindi ecco, l'unica cosa che mi sento di dire è che magari dobbiamo concretizzare di più le occasioni che creiamo. Paolo Sinibaldi. Sì, allora intanto concordo anch'io su Pontisso, che è davvero una bella sorpresa, io non lo conoscevo e mi sembra davvero il miglior acquisto di riparazione del Pescara. Pontisso, io le chiedo che cosa non ha funzionato nella gestione Auteri, perché quando si cambia un allenatore il fallimento è di tutti, ma che cosa nello specifico? Nello specifico non è che ti so dire, però sicuramente quando pareggi con squadre dal tasso tecnico inferiore al Pescara, comunque inferiore a noi, pareggi e perdi delle partite così fondamentali,
poi la società deve prendere delle scelte, ecco. Francesco? Pontisso, si aspetta un finale di stagione e con ovviamente anche i play-off su livelli notevoli, soprattutto per la sua carriera, visto che sei giovane, quindi può essere Pescara, ecco, il trampolino di lancio verso palcoscenici più importanti. Beh, sicuramente dobbiamo cercare di vincere le prossime due partite per provare a centrare il terzo posto, perché è ancora fattibile, e fare dei play-off fatti veramente alla grande, dove possiamo dire la nostra e possiamo arrivare in fondo. E penso che questa squadra abbia le caratteristiche e le potenzialità per arrivare fino in fondo. Riccardo Clinco. Pontisso, buonasera. Le volevo dire una cosa. Io non sono d'accordo sulla sua affermazione che avete dominato delle partite. Io partite dominate dal Pescara quest'anno non ho vista neanche una, neanche un mezzo tempo dominato. Invece le volevo dire, io trovo tanti errori veramente banali, tante ingenuità, la squadra distratta, una squadra che molte volte sembra più che fa vetrina che giocare a pallone. Al di là del suo innesto, che devo dirle forse è stata l'unica nota positiva di questo centrocampo di quest'anno, perché l'ho vista che lei è uno che combatte, ma gli altri li vedo un po' distratti. Ma voi nello spogliatoio vi dite qualcosa o va bene così? No, beh, intanto innanzitutto non sono d'accordo che non abbiamo dominato delle partite, perché se va ad analizzare partite come Entella, come Cesena, come il primo tempo a Modena, contro squadre forti abbiamo secondo il mio punto di vista abbiamo fatto molto meglio dell'avversario. Allora, c'è Andrea Costantini per chiudere. Sì, buonasera Simone, ti chiedo quanta convinzione c'è nel gruppo per gli ultimi 180 minuti di migliorare questa classifica. I punti da recuperare sono pochi, ma sono poche anche le partite a disposizione. E poi, sempre nel gruppo, che convinzione c'è di poter fare un percorso importante in questi play-off, che forse tu non hai mai giocato con questo formato così largo, davvero anomalo? No, siamo carichi, perché comunque possiamo arrivare al terzo posto, come ho detto prima, dobbiamo affrontare le ultime due partite col coltello fra i denti, come se fossero delle finali, e vincerle tutte e due, per poi arrivare ai play-off nel migliore dei modi e disputarli alla grande. Allora, per chiudere, Pontisso, è vero che il pensiero è rivolto alla partita di Pistoia, all'ultima con l'Imolese, ai play-off, ma c'è anche un discorso personale, perché Pontisso è arrivato qui in prestito, quindi non conosce ancora il suo futuro. Quali sono eventualmente le sue intenzioni? Di proseguire la strada qui a Pescara o di fare altre scelte, oppure è ancora un po' prematuro parlarne? No, io non sono in prestito, sono definitivo del Pescara fino a giugno. Dire il rapporto fino a giugno, sì. Sì. Non abbiamo ancora parlato con la dirigenza, e in questo momento voglio solo concentrarmi sulle partite, su disputare, ecco, ma dipende dalla categoria, poi... cioè se si resta in C oppure se si va in B oppure c'è dell'altro. Io ho il rinnovo automatico in caso di B. Se non dovessimo andare in B, poi ci incontreremo con la dirigenza per parlarne, ecco. Comunque si è trovato bene, mi sembra di capire, a Pescara. Molto bene. Va bene, le facciamo ancora i complimenti, Pontisso, la ringraziamo per questo contributo. Grazie a voi. Ovviamente in bocca al lupo per questi ultimi 180 minuti più playoff. Ci auguriamo di proseguire su questa strada. Grazie ancora. Buona serata, grazie. Grazie da parte di tutto lo studio. Allora Andrea, abbiamo altre novità, se no andiamo in pubblicità perché ci prepariamo per un altro collegamento. Allora ti dico che sta andando malissimo per il Foggia in Serie C, Foggia che sta perdendo ora 1-4 contro il Catanzaro, in gol anche Van de Putte, ancora una volta Iemmello, ricordiamo Foggia in 10 uomini da quando si era sull'1-2, proprio in questo momento gol del Brescia contro il Parma nel posticipo di Serie B, la rete di Moreo. A te. Una domanda flash e risposte flash, perché dobbiamo andare in pubblicità.
Il rapporto di Zauri con Cristiano Del Grosso, con Memusciai, è stato chiarito secondo voi? Totò De Leonardis. Ma secondo me sì, altrimenti conoscendo anche Zauri credo che non sarebbero andate avanti in questo modo, non sarebbe nemmeno ripartita, perché lui pensa che sia stato chiarito. Oh, Paolo Sinibaldi? Beh, non posso pensare diversamente, perché se avesse accettato con dei rapporti incrinati ancora in corso avrebbe già fatto il primo errore. Francesco? È una questione di professionalità, parlano sempre di professionalità e tutto il resto. L'allenatore in seconda, fa l'allenatore in seconda e ubbidisce, anzi deve essere di aiuto, e il professionista Memusciai fa il professionista, ognuno con il suo ruolo. Riccardo? E si risolvono i problemi. Sono d'accordo in tutto quello che ha detto lui. Paolo? Ma io credo che tra persone intelligenti non ci dovrebbero essere di questi problemi, non ce ne sono, anche perché mi viene da dire che quando 2 anni fa fu mandato via Zauri anche per queste incomprensioni nello spogliatoio, probabilmente la cosa fu anche un po' ingigantita. Allora andiamo in pubblicità e poi entreremo nel vivo di Pistoiese Pescara tra poco. Notti d'Oro, in corso Umberto I 310 a Montesilvano, ha aperto un nuovo store di oltre 1000 metri quadrati di materassi dei migliori brand internazionali. Dorelan, Dorsal, Simmons, Manifattura Falomo. Inoltre troverete una vasta esposizione dei migliori marchi, quali Bontempi, Noctis, Le Comfort, Samoa. Da Notti d'Oro conviene. Notti d'Oro, corso Umberto I 310, Montesilvano. DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Dal 1970 Time Rivestimenti è un'azienda sempre all'avanguardia nel settore delle ristrutturazioni generali, interni ed esterni in tutta Italia. Realizziamo per privati ed aziende lavori di rifinitura di ogni genere, ristrutturazioni chiavi in mano, attività commerciali, impianti sportivi, impianti idrici ed elettrici, arredamento su misura, controsoffitti e cartongesso, isolamenti termici ed acustici, strutture esterne, pergotende e tetti in legno, arredo urbano in genere. Su tutti i social trovi sempre online le nostre novità. Contattaci su timerivestimenti.it. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa, che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio.
Ora 22 torniamo in diretta, sempre collegati con Andrea Costantini, novità dai posticipi? Tutto invariato, dunque all'intervallo Foggia-Catanzaro 1-4, risultato più eclatante. Nelle alte sfere Bologna-Sampdoria 0-0, Brescia-Parma 1-0 in Serie B chiaramente. A due giornate dalla fine del campionato il Pescara rende visita alla Pistoiese, giovedì sera alle ore 21, Pistoiese che è una delle squadre più in forma del campionato, squadra rinnovata all'ultimo mercato ed il merito è di un volto molto conosciuto qui in Abruzzo, si tratta per di più del nipote di Tom Rosati che a Pescara è stata e resterà sempre un'istituzione, parliamo di Gianni Rosati collegato con noi, buonasera direttore. Buonasera a voi caro Enrico. Come va? Male. Perché abbiamo perso due punti importantissimi domenica scorsa che ci hanno messo in una situazione un po' imbarazzante. Ma poco fa dicevamo però che siete tra le squadre più in forma del torneo, avete scalato posizioni in classifica, avete sfiorato la vittoria a Gubbio. Come l'ha cambiata questa squadra? Beh, con un po' di fortuna e con qualche consiglio delle persone che mi sono vicine, che sono anche più brave di me, per cui ho rinnovato in parte 8/11 della formazione esistente e la squadra ha risposto molto bene. Peccato che per i vari infortuni che abbiamo avuto, avessimo giocato sempre di domenica e non nell'infrasettimanale, avremmo avuto sicuramente 4-5 punti di più. Ecco, lei dice giustamente abbiamo cambiato 8/11, ma non è detto che cambiare sia sinonimo di migliorare, quindi vuol dire che le scelte sono state giuste. Beh, certamente sono state oculate, questo sicuramente, però diciamo che anche la bravura del mister che è riuscito ad assemblare questo nuovo gruppo in soli 2 mesi la dice lunga su questi risultati. Mister che ha portato lei, parliamo di Alessandrini che conosce dai tempi di Fermo se non vado errato. Sicuramente, vedo che nel parterre hai dei miei amici. Adesso ci arriviamo, partiamo prima dalle domande serie e poi arriviamo alle critiche, non pensi Rosati che sono tutte rose e fiori. Sicuramente no. Che effetto fa giocarsi una gran fetta di salvezza contro il Pescara? È un brutto effetto. Avrei preferito giocarmela con un'altra squadra inferiore tecnicamente al Pescara. Il Pescara per noi è un transatlantico. Le qualità sono indubbie, al di là delle difficoltà, dei problemi che tutte le squadre hanno, che tutte le società hanno, però avrei preferito giocare contro l'Imola invece che con il Pescara. Poi anche da un punto di vista affettivo mi trovo un po' combattuto. Intanto le faccio una domanda sul Pescara, si è meravigliato dell'esonero di Auteri? Non sono cose che mi riguardano, però io avrei... Ma da uomo di calcio. Sì, avrei terminato il campionato con Auteri. Invece l'ex Bocic sta andando bene? Beh, domanda scontata da parte tua, anche perché tu sei stato, insieme a Repetto, uno dei consiglieri del calciatore, per cui è normale che io ti debba rispondere sì. Beh, consiglieri, ho espresso un giudizio positivo sul giocatore e sono contento che stia andando bene. Sta facendo molto bene. Avrebbe potuto farlo da prima, ma soltanto lui è arrivato qui che era molto abbattuto e poi ha avuto qualche problema fisico, altrimenti ci avrebbe dato una mano già dal mese scorso. Allora, Gianni Rosati è a vostra disposizione. Abbiamo amici e colleghi di tutte le età, partiamo ovviamente dal più giovane, da Totò De Leonardis. Ciao Totò. Ciao Gianni. Gianni, intanto vorrei ricordare che non è solo nipote di Tom ma anche figlio di Armando, che figlio di Armando, sì. Io cito Tom perché rappresenta qui a Pescara Armando, Franco, non dimentichiamo Marino, sono 5 Rosati. Io ho avuto Marino la fortuna Rosati, di vederli quasi tutti insieme in un trani Pescara, voglio dire, no. Stiamo parlando del 72, voglio dire, più o meno.
Volevo sapere, ti sei ributtato nella mischia, mi sembra, come diceva Enrico, che hai fatto le cose ottime per come stanno andando le cose. Che tipo di campionato hai trovato? Questo campionato? Sì. Me lo aspettavo onestamente più forte rispetto, diciamo, a qualche anno fa, diciamo, 5-6 anni fa, il campionato di Serie C era più forte di quello di quest'anno. Però, diciamo, le quattro squadre che insomma hanno una levatura superiore sicuramente sono Modena, Reggiana, Pescara e Entella. Queste sono le quattro squadre molto più forti delle altre. Perché delle altre c'è molto equilibrio. No, il Cesena a me non piace. Però... non piace, e secondo me non... penso che anche la direzione tecnica non sia delle migliori. Senza peli sulla lingua, però devo dire quello che penso. Se volete che certo. Dico che è bravo, no, dico no, bravo. Ci manca, non sarebbe da rosarti parlare così, no? Allora, rifaccio la domanda, visto che è la voce della verità. Ma allora Auteri l'avresti cambiato invece 4 mesi fa o no? Forse 4 mesi fa andava cambiato, adesso alla fine a questo punto a parte che io stimo molto Auteri, che lo conosco da tanti anni e a me è sempre piaciuto il tipo di calcio che faceva lui. E secondo è un calcio... ecco sta arrivando Francesco di Francesco. Ciao Gianni, ben ciao Francesco. E secondo te perché quest'anno non ha reso, perché purtroppo non ha reso come tutti si aspettavano, per l'esperienza, per quello che aveva fatto nella sua carriera, per il carisma, per la squadra che aveva a disposizione, che continua a sostenere, che è una squadra assemblata male, ma che comunque poteva avere qualche punticino in più? No, questo sicuramente, perché ci sono delle individualità di spicco nel Pescara. Cioè, il Pescara sarà anche assemblata male, ma come calciatore ce li ha, di ottima fattura. Sì, come no. Probabilmente lui è stato a sentire troppo l'umore della piazza, ma soprattutto i suoi consiglieri, quelli che gli bisbigliavano le orecchie, l'hanno fatto sbagliare. E lui ha sbagliato a sentire questo. L'errore è stato di aver abbandonato quello che è il suo credo da sempre, il 3-4-3? Sì, lui, io sono un altro fautore di questo modulo. E quando uno crede in un modo deve insistere anche quando le cose vanno male. Poi si aggiustano le cose o cambi qualche calciatore, qualche pedina, però devi essere, se sei certo del tuo lavoro, e almeno sono abituato a fare così, e vado avanti per la mia strada. Ti sei divertito in questi giorni a guardare il calendario e della Pistoiese e delle altre squadre, la corsa principale su chi la fai, pensando alla tua squadra e poi alle disgrazie magari di una di quelle che ti precedono? C'è un problema. Beh, io spero che sul Teramo la corsa Francesco? No, il Teramo è già salvo, no. Noi, a parte che noi dobbiamo fare su noi. Noi anche perché me lo dovete, visto i campionati che ha vinto mio zio, tutti e due, una vittoria me la dovete far fare con Pescara, per cui io devo fare 6 punti, e se faccio 6 punti sono salvo, non faccio la corsa su nessuno, sperando che poi il Pescara mi batta anche l'Imola. Sempre la bocca della verità. Allora, Paolo Sibaldi, Riccardo, Paolo Renzetti, chi vuole prendere subito la parola? Paolo. Intanto è eccezionale sentir parlare un direttore sportivo così esperto, con l'entusiasmo di un ragazzino, perché no, non è assolutamente facile, perché dopo tante esperienze, tantissime positive, alcune magari meno positive. Però non lo offendiamo, lui è un ragazzino, non lo vedere così con la sciarpetta. Un ragazzino di 70 anni, però sembra un ragazzino, sono rimasto. Ha più entusiasmo sicuramente di tanti altri, oltre che competenze. Chi toglierebbe Rosati al Pescara, se potesse? Non sento, non ho più l'audio. Chi toglierebbe al Pescara? Se potesse fare una scelta di questo tipo, considerando che stava dicendo prima... Sì, io lo dico subito. Vai. Clemenza e Dursi. Sì. Sono quelli che più mi fanno paura giovedì sera. Allora, andiamo perché da Paolo. Sono giocatori, sono calciatori eclettici, hanno la giocata nel sangue, sono fantasiosi. Enrico lo sa, a me mi sono sempre piaciuti i calciatori
e con Fantasia, con Estro, per cui penso che sono i due che possono darci molto fastidio e far cambiare la gara. Paolo Renzetti. Sì, io volevo fare... Poi Totò può intervenire sempre con Gianni. Eh? Ah, stai studiando le sue risposte. Stai studiando. Paolo. Io volevo fare due domande al direttore. Una sulla partita di giovedì, la seconda. Un'altra invece tornare al Pescara, visto che lui è stato spesso ospite in questo salotto. Io l'ho sempre ascoltato con piacere, anche perché è uno dei pochi direttori sportivi che non usa frasi di circostanze giusto per parlare, e diciamo che in questo calcio ci vorrebbero tanti Gianni Rosati. Direttore, lei prima diceva conosco Auteri, conosco il Pescara, l'ha seguito seppure a distanza quest'anno, ma questa squadra che si trova a questa distanza siderale dai primi due posti, secondo lei è stata una questione solo tecnica, è stata una questione di squadra costruita non bene, è una squadra che probabilmente quest'estate forse è stata troppo sopravvalutata anche da noi addetti ai lavori? Qual è la verità? Perché se ne parlavamo anche prima, insomma, il quinto posto non era l'obiettivo di partenza del campionato, ma un quinto posto con una distanza così grande dai primi due posti è invece una cosa rilevante. Sì, ma questo è, diciamo, il quinto posto è in pratica, le cause le ha dette lei, è un insieme di cause, non è una soltanto. E ci sono state problematiche non risolte probabilmente nel gruppo, all'interno del gruppo, nei rapporti esterni con la tifoseria e con la società, per cui solitamente non c'è solo un problema, non può essere soltanto Auteri il problema, questo è sicuro, perché la squadra è forte e quindi doveva per forza di cose esprimersi in un altro modo, e non reputo il modo nella Reggiana così più forti del Pescara con i punti che hanno adesso in classifica. Allora, Riccardo Clinco. Ciao Gianni, tu sei chi abita nel palazzo delle tue cugine Sabrina e Elvira. Quindi... Infatti io saluto tutte le mie cugine. Mettiamo la chiesa al centro del villaggio. Aspetta. Mettiamo la chiesa al centro del villaggio. Ma come hai detto? Vabbè, non lo vedo mai, lo saluto. Certo. E vi vedevamo sempre la partita insieme prima. Gianni, certo, è vero Gianni. Ti volevo dire una cosa. Tu prima hai detto, hai affermato che ti aspettavi questo girone un po' più forte. Adesso il Pescara andrà ai playoff. Cosa mi dici degli altri due gironi? Ma gli altri due gironi, il girone A ci sono solo due squadre che se la stanno giocando, perché la Triestina è quella che ha fallito in pratica il torneo, e per quanto riguarda il Sud il Bari è troppo più forte delle altre, era fuori concorso. Grazie Gianni. E di quelle che vanno ai playoff? I playoff nel nostro girone? In tutti e tre i gironi, le avversarie di quelle che saranno le avversarie del Pescara nella fase nazionale. Qui la domanda è difficile. Ma però si è concentrato su altre zone della classifica, non gli interessa. No, va bene, non è questo. Ma sicuramente le squadre nel nostro girone sono più forti delle altre. Ah, ok. Andrea? Sì, saluto il direttore, gli chiedo di Sottini se è il miglior prospetto che ha da mettere in vetrina magari per qualche club altolocato che volesse scommettere su qualche giovane, al di là di Bocic di cui ha parlato, che è di proprietà del Pescara, ma insomma Sottini è il giocatore del futuro della Pistoiese? Ma guarda, noi becchiamo questi gol proprio perché siamo troppo giovani. Penso che adesso saremo la squadra più giovane del torneo. Noi giochiamo con 7 under. Ma Sottini è un giocatore che l'altro anno farà sicuramente la Serie B. Ma Moretti, che è il suo gemello, diciamo calcistico, che viene dall'Inter, ha forse più prospettiva ancora di Sottini. Sottini è un giocatore già pronto. Moretti è un po' in ritardo, ma ha un gran fisico e una grande qualità. Ma anche lo stesso Portanova e Marcucci sono ottimi calciatori. E noi però questo fatto di essere così giovani, poi becchiamo sempre i gol alla fine, perché arriva l'ansia di dover fare i play-out, e questi ragazzi hanno paura di incontrare la Viterbese, perché la Viterbese è una squadra
arcigna e anche qualcos'altro di più, per cui qualche volta abbiamo subito dei recuperi da parte, ecco, del Gubbio o della Viterbese o della stessa Andella per questi motivi qua, per inesperienza. Resta comunque Seculin, il vostro portiere, l'arma in più? Sì, beh, certamente lui ci ha dato tranquillità, ci ha dato sicurezza, è un portiere di un'altra categoria a mio avviso, tant'è vero che ho già avuto proposte per la sua cessione in Serie B. Senti, la Pistoiese si salva a vantaggio, a danni del Siena, dell'Olbia, tu resti, stiamo ipotizzando, resti alla Pistoiese? Certo, anche per il prossimo anno? Sì, a Pistoia mi vogliono bene, io sono stato qua 20 anni fa, ho fatto 4 campionati di B con Allegri, con il nostro amico Allegri, e Baiano, Glietti, Banchelli. Allegri, cioè, giocatore? Sì, giocatore. Sì, sì. E con Pillone come allenatore, con Mimmo Caso, quindi ho trovato un gruppo di vecchi amici e di nuovi che sono venuti con me, quindi io mi trovo molto bene qui a Pistoia. Quindi allora, resti? Sì. Sì. Bravo. Allora, Totò. Ciao. De Leonardis, poi c'è Andrea Costantini, Totò. Ecco, intanto devo ricordare la famosa partita dei Rosati, fu un Nardò Pescara del 73. C'erano 2-0. C'erano tutti quanti. Tutti i Rosati in circolazione. E poi invece una cosa che volevo chiedere. Trani Pescara. Nardò Pescara. No, Pescara Nardò 2-0. Ah, e Nardò Pescara 1-1. Nardò Pescara 0-0. Pensavo 73. La partita della retrocessione. No, 1-1, segnò Moliterno su una finta di Rigotto e ha portato attraverso tutta la difesa di mio padre. E Moliterno segnò sul secondo palo. Comunque, per essere un settantenne, c'hai una buona memoria, complimenti. No, l'Alzheimer, me lo dice mio nipote, l'Alzheimer non mi viene sicuro. Ci credo. Quindi, Totò, da settantenne, da ultra settantenne ti capisco. Certo. No, ti volevo chiedere, ecco, nella tua lunga carriera c'è stato un momento in cui sei stato vicino al Pescara, e se non c'è stato, perché secondo te? Mai, eppure sarei venuto con molto piacere, come il signor Tom avrebbe voluto allenare la San Benedettese e non l'hanno mai preso, perché per Armando e Tom San Benedetto era la città dei sogni per loro che ci hanno giocato, e invece per me sarebbe stato il Pescara, perché per i trascorsi di Tom e di Franco, di mio fratello Marino, sarei venuto con molto piacere. Andrea. Sì, il direttore è entrato nella Pistoiese con la nuova proprietà guidata dal tedesco Stefan Lehmann, e proprio oggi è arrivata la comunicazione dalla Coaps, che abbiamo imparato un po' a conoscere anche per la vicenda del Teramo, che ha dato il nulla osta, ha dichiarato totalmente regolare il passaggio di proprietà, quindi ulteriormente consolidata questa nuova maggioranza nella Pistoiese, mentre ricordiamoci che ad esempio il Teramo, ma anche il Siena Limolese, hanno avuto dei problemi e hanno avuto anche dei deferimenti, anche se la normativa è stata un po' modificata, però insomma ora il passaggio è totalmente formalizzato anche per la federazione, direttore. Certo, ma io sapevo che se venivo a Pistoia poi sarei stato additato io, che in pratica avevo portato questo gruppo di miei amici, che poi sono al di là di Lehmann, che è il presidente. Tutti ci additavano come quelli del Trapani, ma noi a Trapani abbiamo vinto, non abbiamo fallito. E abbiamo vinto grazie a un grande allenatore, Riccardo, che si chiama Vincenzo Italiano. Che ma te ne parlavamo poco fa durante la pubblicità. E sta dimostrando di essere un fuoriclasse. Certo, certo. Ecco. Per cui era normale che mi portavo gente apprezzata, perché i miei amici, che poi sono la vecchia società di 20 anni fa, che mi ospitano qui nel loro hotel, se la sarebbero presa con me se le cose non fossero andate bene. Ecco, è stato un diciamo un passo a ritroso quello di tornare a Pistoia, dove ovviamente aveva lasciato un ottimo ricordo, ma c'è una differenza sostanziale tra il lavoro di 20 anni fa e quello di oggi? Al di là ho fatto i nomi dei calciatori che avevo in Serie B allora, erano calciatori importanti, per primo sicuramente era Massimiliano, ma anche Aglietti, Baiano e Banchelli erano giocatori importanti, lo stesso Barzagli,
che ho avuto qui e poi è andato alla Juventus, per cui gli ha fatto la carriera che ha fatto. Adesso siamo in un'altra dimensione e dobbiamo iniziare da capo con ragazzi giovani, qualcuno in prestito, spero di poterlo riscattare, qualcuno come Portanova me lo sono portato dietro, speriamo che faccia la carriera del padre, per cui piano piano stiamo ricostruendo per poi puntare nell'arco di 2-3 anni alla Serie B. Ecco, cosa l'ha spinta a rientrare nel calcio con tanta passione e anche con tanta lucidità, perché poi quando si sta fuori molti perdono dei colpi, lei no invece, anzi. No, mi ha spinto che ho trovato una persona che ha creduto in me, e invece prima gli altri non mi credevano, pensavo che ero, o che ero vecchio o che ero rimbambito o che ero incompetente, invece in questo caso mi hanno dato la possibilità di poter lavorare. Io ho fatto una campagna acquisti insieme all'amministratore e ho fatto tutto da solo senza dover rispondere a nessuno, e però poi i risultati ci hanno dato ragione. Peccato, ripeto, che 4-5 punti che ci mancano li abbiamo persi per gli infortuni e per delle malattie che sono venute qui a Pistoia, altrimenti saremmo già fuori, e speriamo di portare questo diciamo ciclo a buon fine con la salvezza, perché altrimenti non avremmo fatto niente. Ah certo, Totò? Gianni, quindi per quello che ho capito sei uno degli ultimi direttori sportivi che fanno questo lavoro, veramente. Sì, ma io era la mia passione. Nel senso che potere decisionale, no, questo vuol dire. No, esatto, che fa il lavoro del direttore sportivo, non succede. Ah, certo. Ma io sono andato sempre ad de personam, cioè non è che mi scelgo io il presidente, non mi faccio scegliere. A Reggio era Lillo Foti, che è un amico, reputo un amico, da sempre, anche con le famiglie. A Genova con Massimo Mauro. A Fermo avevo una persona eccezionale che era Belleggio. Per cui capisco che sono scomodo per molti presidenti che lavorano, per esempio, non faccio il caso del Pescara, però in generale, che lavorano solo con i procuratori e poi i procuratori mi vengono a suggerire calciatori. Io poi, se mi vengono a suggerire i calciatori e i procuratori, gli chiedo che lavoro facessero loro 2 anni fa o 3 anni fa, poi uno faceva il farmacista, con l'altro faceva il falegname. Non tratta con i procuratori lei? No, tratto, però dico io quello che voglio, non è che mi faccio imporre i calciatori da loro. Bravo. Quindi il nome lo segnala lei, eventualmente tratta con il procuratore e non viceversa, giusto? Se poi il procuratore è una persona che reputo competente, brava, altrimenti cambio calciatore, prendo un altro. Gianni Rosati, grazie per essere stato grazie con a voi. Noi. Ovviamente facciamo l'in bocca al lupo per la salvezza, a prescindere dalla partita, certo, di giovedì, perché dopo questa lunga rincorsa è giusto che la Pistoiese si salvi. Che c'è, Francesco? Perché stai ridendo sotto i baffi? Non ce l'hai. Stavi sorridendo. No, i baffi non ce l'ho e non rido. No, io spero che voi, che Pescara e Pescara mi dia la mano una volta d'anno, mi serve a me, poi un altro anno la restituirò. Grazie e ci vedremo. Grazie a voi. Un abbraccio. Buona serata. Arrivederci a tutti. Rosati, un abbraccio. Ringraziamo Gianni Rosati, simpaticissimo direttore sportivo della Pistoiese. Andrea, abbiamo novità. Allora, c'è il finale a Brescia. Brescia batte Parma 1-0, disastro Foggia, Foggia 1, Catanzaro 5. In Serie A, a un quarto d'ora dalla fine, Bologna 1, Sampdoria 0. Allora, Paolo, 180 minuti alla fine, prima della lotteria dei playoff. Come andrà a finire secondo te? Terzo, quarto, quinto? Ma le possibilità ci sono tutte, è chiaro che ci vuole anche una buona sorta. Allora, Andrea, ricordiamo con chi giocherà il Cesena e l'Entella nelle ultime due partite. La prossima partita, la prossima giornata è decisiva, se vuoi possiamo anche vedere la schermata, perché Cesena giocherà in casa con la Carrarese, e d'altro canto l'Entella giocherà in casa della Reggiana, e quindi va da sé che vincere a Pistoia potrebbe voler dire per il Pescara probabilmente superare l'Entella e quindi prendere la quarta posizione. Poi è difficile fare ulteriori cambiamenti di classifica. Quindi l'Entella giornata va a Reggio Emilia e il Cesena ospita la Carrarese. Negli ultimi 90 minuti invece il Cesena giocherà contro il Siena, che potrebbe essere invischiato ancora nella lotta per non retrocedere, perché il Siena non ha ancora blindato il discorso relativo alla salvezza. E poi
D'altro canto, all'ultima giornata di campionato, l'Entella tornerà a chiudere il torneo tra le muramiche contro la Fermana, che è un'altra squadra che sta lottando per la vittoria. Mi sembra di capire che salvarsi. Pescara, se vince a Pistoia, può ha delle possibilità. Al quarto posto sicuramente, perché difficilmente l'Entella vince la Reggio Emilia, poi tutto può succedere, e si potrebbe puntare al terzo posto. Con il pareggio a Pistoia non ci sarebbe, si rischia di restare un po' nel limbo, facendo i debiti scongiuri con una sconfitta, quinto posto resterà tale. No, certo, intanto l'indicazione. Ecco, ma secondo te, lo chiedo un po' a tutti per l'ultimo giro, il lavoro di Zauri è proiettato a questi 180 minuti oppure è un percorso in prospettiva per i playoff? No, credo che stia già lavorando per questo momento e per dopo, voglio dire, per costruire quello che è mancato prima di lui, cioè un progetto, un programma per arrivare ai playoff nel modo migliore. Questo ovviamente impone anche di fare risultati e magari avere la classifica migliore. Certo, a me questo 4-0 del Montevarchi di Cesena mi dà qualche speranza in più, insomma, che si possa fermare proprio la squadra romagnola. Poi vediamo il campo, però anche se la Carrarese in trasferta è una squadra tendenzialmente fragile, certo. Però l'indicazione, il 4-0 è pesante, tranne che a Pescara, perché a Pescara pareggiò. Sì, e sì, poi c'è anche una gran partita a Pescara. Sì, Paolo, esatto. Tu cosa ti senti? Io credo che insomma Zauri stia lavorando anche per se stesso, nel senso che lo abbiamo sentito dalla dirigenza, da Matteassi, ci sarà il rinnovo automatico, la conferma automatica in caso di promozione di Serie B, però voglio dire, io credo che il prossimo anno insomma il Pescara potrebbe, a prescindere dal risultato finale, conta anche il lavoro di Zauri, esatto, esatto. Arrivare in semifinale, esatto, cioè, è chiaro che se dovesse far bene potrebbe guadagnare tanto in proiezioni future, in un'eventuale conferma per il prossimo anno, tenendo presente che è in atto, sono in atto delle trattative, come ci ha sempre, certo, detto il presidente Sebastiani, per un possibile cambio di proprietà. Però io credo che se Zauri dovesse lavorare bene, che ci sia una nuova società, sicuramente valuterebbe positivamente il lavoro di questo allenatore, che insomma a Pescara ha dimostrato già di poter far bene. Paolo Sinibaldi? Le possibilità ci sono, ha ragione Andrea Costantini quando dice che il turno di giovedì diventa già quasi decisivo, ecco. È una partita molto, molto fascinosa questa qui con la Pistoiese. Io ho vissuto 2 anni a Pistoia, e ricordo da bambino praticamente tutte quelle partite importanti con le squadre forti, sia della Pistoiese sia del Pescara, e sono sempre state partite affascinanti. Non so se ricordi la Pistoiese di Rognoni, Frustalupi, Borgo, Moscatelli portiere e Lippi al centro della difesa. Parliamo, quindi erano anni 70. Parliamo di 76, 77, 78, di quegli anni lì. Io ero bambino e sognavo, e sono sempre state partite molto affascinanti. Questa è decisiva. Francesco Riccardo. Beh, fare bene in queste due partite è il modo migliore per preparare i playoff, perché non è solo per il terzo, il quarto e il quinto posto. Lavorare bene e dimostrare che ci sono dei miglioramenti in queste due partite magari potrebbero portare i 6 punti, ma sarebbe il miglior viatico per i playoff. Riccardo? Quando è stato preso Zauri il terzo posto era un miraggio, ora è una cosa che si può ottenere. Certo che se arrivi terzo, Luciano ha una settimana per lavorare di più senza la partita e non sarebbe male. E poi sai, il terzo posto nei playoff veramente, al di là dell'eliminazione di tante squadre, ma veramente ha un'importanza veramente fondamentale. Facciamo un in bocca al lupo anche al pescarese Massimo Oddo, che sta, certo, facendo grandi cose a Padova, 8 vittorie su 8, e sabato si gioca la promozione diretta. Ha vinto la Coppa Italia. Scontro diretto, sì, ha vinto la Coppa Italia col Sud Tirol, e sabato c'è proprio Sud Tirol Padova. Si gioca di sabato nel girone A e nel girone C, invece nel girone B di giovedì sera. Oddo contro De Marchi. Oddo contro De Marchi, sì. Michael De Marchi. Avremo l'occasione per vederli in TV, io sono curioso. Certo.
E l'appuntamento, Andrea, quindi è per giovedì dalle ore 20:30. Dalle ore 20. Partiremo alle ore 20 perché? Perché ampio prepartita, ci sono anche le gare di Serie D del pomeriggio, c'è la Serie C la sera, insomma un contenitore ancora più ricco per tenervi compagnia fino a tarda sempre sera. Sempre con Paolo Renzetti. Paolo Renzetti a Pistoia, grazie a Jacopo tutti. Arancona, ti do il raddoppio del Bologna, Bologna-Sampdoria 2-0, ancora Arnautovic, confermo il finale da Brescia, Brescia-Parma 1-0 e a Foggia, Foggia 1-Catanzaro 5 a 18 minuti dalla fine. Grazie a Paolo Sinibaldi, a Francesco grazie. Di Francesco, Riccardo Clinco, Paolo Renzetti e Totò De Leonardis, grazie a Maurizio Daguini in regia, al nostro operatore Karim Finotti, ancora auguri per un buon compleanno vissuto con noi qui a Replay. Grazie per averci scelto.